In primo piano c'è ovviamente l'anticipo della giornata di Serie A, l'attesissimo confronto dello Stadio Olimpico fra Roma e Napoli. Siamo solo all'undicesima giornata, ma già uno spareggio per la Champions League proprio dallo Stadio Olimpico per Roma-Napoli, campo principale di oggi. C'è Giovanni Scaramuzzino. Buon pomeriggio, VAR varie ed eventuali, c'è di tutto sulla strada che porta qui all'Olimpico, teatro di una sfida che in classifica vede la Roma distanziare il Napoli di un punto. Avversarie oggi alleate sul capitolo arbitraggi, monitor, decisioni a scoppio ritardato, VAR e dintorni. Comunque, nelle ultime 5 partite 2 vittorie e 3 pareggi per la squadra di Ancelotti, che e di gare ne ha appena finito di affrontarne un'altra, quella del ricorso respinto 2 ore fa avverso alla squalifica rimediata mercoledì sera al San Paolo contro l'Atalanta. In panchina perciò da un Ancelotti all'altro, dato che il secondo di Carlo è suo figlio Davide. Contro Milan e Udinese i giallorossi hanno ottenuto 2 successi registrando un significativo balzo in avanti. Il tecnico Paolo Fonseca studia avversari e campionato con la stessa cura con cui impara l'italiano. Le lezioni gli sono servite, sia quelle sui libri che quelle in campo, proposte proprio all'ex allenatore dello Shakhtar Donetsk. Fatto sta che con 19 punti all'attivo la Roma occupa il quarto posto, che se nelle corse al podio in genere significa solo medaglia di legno, nel calcio di Serie A vuol dire invece domicilio nella zona Champions League. Ascoli 0, Venezia 0. Il minuto. Gran gol di Zaniolo, ti chiedo scusa Brughini, per il vantaggio della Roma. 19° minuto, sinistro micidiale di Zaniolo porta alla nostra sinistra, lato curva nord, Roma 1, Napoli 0, Zaniolo linea Alcino e Lillo del Duca. D'accordo, grazie dunque a Scaramuzzino. Roma-Napoli. 23° minuto, conducono i giallorossi per una rete a 0 pericolosi qualche secondo fa con una incursione di Kolarov, il sinistro del balcanico, con la bella e decisiva parata di Meret che si è tuffato alla sua sinistra togliendo letteralmente il pallone destinato a superarlo all'angolino basso. Al 19° minuto con un sinistro chirurgico di Zaniolo, servito però da Spinazzola, un assist del giocatore ex atalantino per Zaniolo, limite dell'area di rigore. Intanto c'è una segnalazione alla voce VAR con Rocchi che sta invitando appunto i giocatori a ritardare di qualche minuto la rimessa in gioco dal fondo campo. Va a visionare il monitor con qualcosa che quindi deve essere successo mentre l'azione si distendeva sul settore sinistro. Va Rocchi a guardare appunto il monitor posto al centro della pista di atletica, probabilmente un tocco presunto di mano di Caglion che stava liberando la propria area di rigore. Fa il cenno del VAR, calcio di rigore a favore della Roma al minuto numero 25. Quindi la deduzione dell'arbitro dopo l'intervento del VAR è stata la seguente: il pallone ha rimbalzato, come vi dicevamo, vicino a Smalling. Quando è andato a contrastarlo Caglion nel tentativo di liberare i propri 16 metri, il pallone stesso ha rimbalzato, alzato forse in modo innaturale, lo ha controllato con il braccio sinistro all'altezza del gomito in maniera scorretta e quindi sarà Kolarov a incaricarsi del tentativo di trasformazione per questo rigore importantissimo, che sarà battuto di sinistro dal giocatore serbo, porta alla nostra sinistra sul punteggio di Roma 1 Napoli 0, area che si sta sgombrando in questo momento. Le ultime raccomandazioni di Rocchi, c'è Meret al centro della porta che prova a esorcizzare il tiratore, ecco la rincorsa, il tiro alla parata di Meret, strepitoso Meret in 2 tempi, riesce a neutralizzare anche il tentativo di tap-in degli avversari. Si resta sul seguente punteggio al 26° Roma 1 Napoli 0. La prodezza di Meret, perché il rigore non era stato affatto battuto male, aveva tentato di superarlo alla destra secondo la visuale del portiere, che però ha capito tutto ed è riuscito non solo a deviare ma addirittura a in 2 tempi a neutralizzare completamente l'azione offensiva degli avversari. 1-0 al 26° conduce la Roma linea Crotone. 30° minuto, la Roma conduce per 1-0, ma Kolarov, secondo rigore sbagliato in questo campionato dopo aver fallito il tentativo di trasformazione anche a Lecce, si è fatto parare la conclusione di Meret, che è stato abilissimo a restare fermo fino all'ultimo, ha
intuire la direzione del tiro stesso e a neutralizzarlo in due tempi. Poi un grande salvataggio di Smalling sul colpo di testa di Di Lorenzo, ma posizione irregolare, se non di Di Lorenzo probabilmente di Martens, che ostacolava comunque l'azione dei difensori romanisti. Quindi una conclusione fuori di poco di Insigne, ben lanciato da Mertens, prova a dare velocità adesso alle sue manovre il Napoli, porta palla a Koulibaly. Dicevamo, per essere completi, che il gol splendido di Zaniolo è nato da un'incursione di Spinazzola, da un bellissimo cross al limite dell'area di rigore, il sinistro chirurgico proprio di Zaniolo. Conducono i giallorossi per una rete a zero, ma Napoli pericoloso nel periodo in cui non eravamo in diretta, con Milik servito da una sponda di petto di Mertens di sinistro, si è liberato di un paio di avversari e poi ha fatto partire un destro radente che ha lambito proprio il palo alla sinistra di Paolo Lopez, strepitoso poi lo stesso Paolo Lopez sul tiro di Insigne due minuti dopo a negare il gol, classico destro a giro di Insigne, il pallone era destinato a finire sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere, secondo la sua visuale, portiere della Roma. 41esimo minuto, conduce la Roma per una rete a zero, ma clamorosa traversa di Milik poco fa, cross da sinistra a vuoto Smalling e poi sul tentativo di Tepin il palo destro a salvare Paul Lopez, che si era rialzato subito dopo aver tentato la parata del tiro di testa di Milik, ma non sarebbe mai arrivato sulla conclusione di Fabian Ruiz. Insomma, diciamolo pure, una partita che si conferma equilibrata, ricca di capovolgimenti di fronte tra due squadre che hanno un atteggiamento offensivo e questo a beneficio dello spettacolo. Serie di finte di Zaniolo, tentativo di servizio per Kluivert, Pastore, inserimento di Pastore, Pastore davanti a lui a Fabian Ruiz, arriva sul fondo il cross, calcio di rigore per la Roma. Tutto questo al minuto numero 8 nel corso della ripresa, un fallo di mano su azione di Pastore. Ci saranno le proteste da parte dei giocatori azzurri, ma neanche troppo, visto e considerato che anche in presa diretta e da lontano la nostra postazione non è proprio vicinissima al terreno di gioco, c'è parso di scorgere proprio il braccio scomposto di Mario Ruiz, che con il braccio destro all'altezza del gomito ha toccato il pallone, e quindi c'è l'opportunità per la Roma affidata a Berthoud, questa volta con rincorsa breve del francese, il tentativo di trasformazione, la porta è quella alla nostra destra, si gioca il decimo minuto, Meret sta aspettando che l'area si sgombri dopo l'errore di Kolarov, si presenta. Scusa Scaramuzzino, solo per segnalare il raddoppio del Perugia a Crotone nel il calcio di rigore, ti chiedo scusa, Lopez, rigore, gol 2-0, Veretout ha trasformato con un tiro sotto la traversa, chiediamo scusa a Lopez, ma c'era il tentativo di trasformazione qui all'Olimpico con Veretout che non ha fallito, rincorsa breve e gran tiro finito sotto la traversa alla destra del portiere della Napoli, Meret, che pure ha intuito la direzione del pallone senza riuscire questa volta a deviarlo. Al decimo minuto della ripresa il parziale Roma 2 Napoli 0, rigore il secondo a favore della Roma concesso per un fallo di mano, intervento sorposto di Mario Rui, ha anche sfiorato probabilmente col braccio di richiamo il sinistro, in questo caso il portiere Meret, ma non è riuscito a deviare. Conclusione prepotente di Veretout, Roma 2 Napoli 0, adesso andiamo a Crotone. Roma in avanti, traversa di Kluivert con Zaniolo che voleva il pallone e che invece Kluivert non gli ha servito, è andato lui stesso alla conclusione. Nel periodo in cui non eravamo in diretta, lo speaker dello Stadio Olimpico ha lanciato il primo appello per evitare che i tifosi, o per meglio dire la frangia più estremista dei tifosi, se così vogliamo ancora definirli, discrimini appunto territorialmente i sostenitori della squadra avversaria, e dopo questo appello speriamo che le cose si ripropongano senza naturalmente avere a che fare con questi episodi più da cronaca nera che da campo di calcio. L'arbitro Rocchi adesso prende il pallone stesso, aveva interrotto il gioco, pronto a scodellare il pallone, intanto spiega qualcosa a Dzeko, l'ennesima interruzione che naturalmente non soddisfa la curiosità di chi sugli spalti non riesce a capire cosa sta accadendo. Evidentemente sono continuati gli urli discriminatori, i capitani sono stati invitati naturalmente a avvicinarsi all'arbitro
Lukaku che ha sospeso quindi l'incontro perché dagli spalti sono piovuti dei cori di discriminazione nei confronti della tifoseria avversaria. Per il momento Roma-Napoli non si gioca, ci fermiamo al 23esimo minuto, Roma 2 Napoli 0, partita sospesa da Rocchi dopo che appunto sono arrivati nuovi cori dagli spalti nei confronti dei sostenitori avversari e Kolarov incita naturalmente la curva sud a evitare questo genere di atteggiamenti. Roma 2 Napoli 0, 24esimo, ancora non si gioca. Qualche istante fa c'è stato un altro cambio. Il gol del Napoli, Roma 2, Napoli 1, ha segnato Milik al 27esimo minuto. Roma 2, Napoli 1, il polacco riapre la sfida dell'Olimpico che era ripresa dopo i cori di discriminazione territoriale nei confronti dei sostenitori azzurri. Partita che è tornata equilibrata, una rete di Milik su cross di Lozano, Cetini è andato a vuoto, ha insaccato a sua volta facilmente Milik approfittando anche del mancato intervento dell'avversario. Il polacco era appostato sul secondo palo, cross raso terra, ha spinto in rete il pallone da pochi passi, non c'era nulla da fare per Pau Lopez. Nel periodo in cui non eravamo in diretta, una strepitosa parata di Meret che è andato a togliere letteralmente il pallone da sotto la traversa indirizzata da due passi, una vera sassata di testa di Pastore che pure era scattato in posizione irregolare. Resta comunque il grande gesto di Meret che con un colpo di reni si è inarcato appunto per togliere il pallone destinato a finire sotto la traversa. Kolarov che prende la rincorsa, il tentativo di battuta all'interno dell'area di rigore proprio per Smalling, il colpo di testa e poi il pallone che finisce in rete con l'arbitro però e il suo assistente in linea che vede un fuorigioco di Dzeko. Smalling che si era trasformato nella circostanza in uomo assist, aveva servito sì per i propri avanti ma al momento del tocco del giocatore inglese la posizione di Dzeko era irregolare. Subito il primo assistente dell'arbitro, il signor Meli, ha segnalato l'offside. Qui palo sfiorato da una conclusione di Zielinski, un destro dal limite che ha rimbalzato anche davanti a Pau Lopez, ha lambito il palo alla sua sinistra. Saranno sei minuti di recupero, adesso il tentativo ancora del Napoli con calcio di punizione dal limite per un fallo su Llorente e una espulsione, c'è probabilmente un doppio giallo nei confronti del giocatore della Roma, si tratta di Cetin, espulso Cetin, le proteste erano di Mancini per difendere il proprio compagno, Cetin ha trattenuto appunto l'avversario, calcio di punizione dal limite e Roma che giocherà questi minuti finali in 10 uomini a terra. Llorente, Smalling aveva tentato il raddoppio di marcatura, ha provato subito a discolparsi Cetin, Mancini in pratica lo ha difeso per quanto ha potuto. A questo punto è chiaro che si andrà oltre i sei minuti di recupero perché ci sono anche rimostranze dei giocatori giallorossi sulla barriera, l'arbitro Rocchi adesso è vicino al potenziale tiratore e Milik pronto a aggiustare il pallone, quasi a fare un piccolo scavo sul manto erboso reso anche pesante dalla copiosa pioggia che a partire dall'intervallo è caduta qui su Roma. La rincorsa di Milik per adesso è appena accennata, sposta leggermente anche il pallone, anzitutto l'area di rigore in questione è quella alla nostra sinistra, quindi porta lato curva nord, provano i sostenitori, vogliate scusare, romanisti, a esorcizzare il attenzione Scaramuzzino, è terminata la partita a Pescara, Pescara batte Pisa 3-0, a te la linea. Grazie Monaco, parte Milik, il tiro deviato dalla barriera in calcio d'angolo, a questo punto resta da stabilire se arriverà il triplice fischio finale, così è infatti allo Stadio Olimpico, Roma batte Lazio 2-1 e in questo momento batte Napoli chiaramente, non Lazio 2-1 e a questo punto la Roma distanzia proprio la Lazio e il Napoli in classifica e si pone momentaneamente al terzo posto a quota 22. Ribadiamo quindi il risultato finale, Roma batte Napoli 2-1, terzo successo in sette giorni per la squadra di Fonseca, è un successo meritato
con punto interrogativo, partita incerta, fino a quando? Fino all'ultimo, perché Milik ha avuto sul piede sinistro una buona occasione per cercare il pareggio, il suo tiro però si è infranto sulla barriera che ha tolto le castagne dal fuoco al portiere della formazione di casa, Pau Lopez. La Roma batte il Napoli grazie alle reti di Zaniolo al 19° del primo tempo, poi al 25° un rigore neutralizzato da Meret, il tiro era stato di Kolarov, 1-0 all'intervallo, il diluvio sullo stadio olimpico, a inizio ripresa Roma ancora padrona del gioco con un secondo rigore assegnato ai giallorossi per un intervento col braccio scomposto di Mario Rui e trasformato con una botta secca dal basso verso l'alto di Berrettù, al 27° partita riaperta con l'ingresso in campo di Lozano, abile a smarcare sotto porta Milik. Nel finale l'espulsione del turco Çetin, oggi per la prima volta titolare, ma quel calcio di punizione di cui vi dicevamo prima non ha dato esito. Roma che momentaneamente raggiunge il terzo posto in classifica con l'assistenza tecnica di Stefano Catini e la collaborazione di Roberto Lattanzi. Ricordo il finale dall'Olimpico. Roma batte Napoli 2-1. Linea allo studio centrale.